faccio una gruppa applauso e Pietro Maria Tisi dopo. No, io vi do il benvenuto come presidente dell'Associazione Musicale Sarabanda al terzo incontro della rassegna Suoni e Parole, che è una manifestazione organizzata e promossa da Sarabanda e finanziata in piccola parte anche dall'amministrazione comunale attraverso l'assessorato alla cultura e dalla Banca di Credito Cooperativo di Brescia. Questo è il terzo incontro. I primi due sono stati la Clinics con Cesareo, il chitarrista di Elio, il dottor Dietese, e l'appuntamento dedicato a Frank Zappa. Questa sera parleremo di blues, soprattutto della chitarra, dell'influenza che la chitarra ha avuto nella musica blues, e a raccontarci tutto questo sarà Pietro Maria Tisi e la sua band. Qualsiasi altra cosa. Però il taglio che volevo fare era un taglio divulgativo, nel senso che insomma parlare anche a chi non è necessariamente musicista o chitarrista. Se uno va a casa e dice ma fammi provare a ascoltare un pezzo di blues che ha detto lui, io sono contento. Allora, il blues elettrico, che cos'è il blues? Blues è un genere musicale e in quanto tale ha dei tratti che lo caratterizzano, che sono proprio quelli, sono fissi, altrimenti non si potrebbe riconoscere come quella cosa. Lo vedo il calabrone perché ha il giallo nero, c'ha le storie, i tratti, ha il blues. E quali sono questi tratti?
un genere chiuso ha una forma canzone, diciamo, stretto, compatto, chiuso, che io chiamo ciclica, cioè non segue per esempio i canoni nostri occidentali della musica pop o popolare nostra, che c'è il ritornello, il chorus, c'è il bridge, c'è questo ciclo sempre che si ripete, è una cosa proprio ciclica. Sono pochi gli elementi che si usano nel blues, è una cosa semplice, non per questo vuol dire che sia facile, come dire il campionato della pizza margherita, lo fanno in tutto il mondo, l'hanno fatto in Giappone, ed è sempre la pasta, il pomodoro e la mozzarella, però più sono pochi, più allora uno sta lì, aspetta che prendo il grano, però preso dalla semenza, insomma ci si può fare il cinema finché si vuole. Anche qua il blues è tutti, vi farò ascoltare così degli artisti di blues che suonano e vedete che più o meno tutti fanno la pizza margherita, ma ognuno di loro la fa in un modo, c'è chi la fa grande, chi la fa schiacciata, insomma ho reso l'idea, immagino. Quali sono questi tratti caratteristici? Questi tratti caratteristici del blues sono che, vabbè, nel blues elettrico si è standardizzato un giro che, se dobbiamo scrivere su uno spartito, ci vogliono 12 battute, 12 misure. Se qualcuno di voi non sa cos'è o non vuole avere un esempio suonato, si può anche fare, però insomma è una canzone che, se è scritta, la canzone è lunga 12 unità, questo pavimento è fatto da tante mattonelle, ogni mattonella la chiamo battuta, ok? Il blues è un pavimento fatto da 12 mattonelle, è l'intero, questo diciamo è quello che si è codificato, ok? La caratteristica, perché la chitarra entra dentro del blues? Perché la chitarra elettrica ha tutte quelle caratteristiche che meglio si sposano per far sì che questi tratti che compongono il blues vengano fuori di più. Ok, e quali sono questi tratti? Pregherei Mario Bianchi di mettere su il formatesto, il testo, il coso. Allora, praticamente queste 12 battute nel blues elettrico non sono altro che di supporto per raccontare una storia. E la storia che i musicisti di blues raccontano, la raccontano con questa forma. Non so se la Divina Commedia è scritta in endecasillabi, l'autore ha scelto di fare la sua opera in 11 di parole con 11 sillabe. Ecco che la forma canzone del blues è questo, io ho chiamato A1 e B. Questo è un esempio, così, un proto, è un brano di Hendrix, è un blues classico. Allora, la prima storia è tipo... There's a red house over yonder, that's where my baby stays. E ho detto una cosa, c'è una casa rossa laggiù e dove sta la mia bambina. La ripeto. There's a red house over yonder, that's where my baby stays. Ho ripetuto questa cosa. Sto montando per arrivare al and be home to see my baby 99 days. Quindi vedete che questa ciclicità è dato che io ti racconto una storia che può parlare di ogni, è una musica popolare, quindi chi viene dal popolo parla di cose del popolo, del sesso, dell'amore, delle obbligature, della fortuna, della sfortuna, tutte queste 12 battute e il giro, questa canzone che è fatto sono tre suoni, tre accordi, ognuno non fa altro che seguire questa forma. E la chitarra dove sta? La chitarra sta che essenzialmente la chitarra fa questo. Essendo il blues una musica popolare, una musica che viene quindi non scritta, non occulta, come loro se la tramandavano, se la cantavano. E cantandola uno ti dice che note fa, cosa suona. Insomma, se la cantavano e se la suonavano. Quindi le cose che più il musicista, il chitarrista blues, diciamo, sente sono quello che è il cantato, le melodie del cantato. E quindi la chitarra elettrica ha preso, a mio modo di vedere, proprio spunto dal cantato. Il blues è una canzone popolare, si trasmette cantando l'un l'altro, le parole sono quelle, poi hanno inventato uno strumentino, facciamo quelle cose lì. Quello è il nostro spartito, quello che uno parla, no? È come imparare il bambino che impara, la mamma, ciao, come stai? Il bambino prende sull'accento, prende sul vocabolario di chi gli sta attorno, così uguale.
Quindi il blues è una musica che serve da contorno per raccontare una storia. In questo caso la storia che lui dice è che ha voglia di vedere la sua amorosa, da tanto che non la vede, quindi dice vado laggiù, c'è la casa, ci arriverò, e la racconta così. Allora pregherei Mario Bianchi se no, dice. C'è il Diddley Bow. Allora, il primo strumentino che viene chiamato chitarra, ho trovato in internet una foto, è praticamente, eccolo lì, Diddley Bow, già passato, esatto, questa cosa qua, è un asse che ha una corda tesa e da ponte lo fa una bottiglia, in questo caso una lattina, grazie. E la lattina fa anche lei da amplificatore, no? Si suonava praticamente come uno slide, si metteva sotto un'altra bottiglia e quindi loro si mettevano lì, il tipo cantava andava su e giù, no? Quindi è una musica vocale, è un genere di musica vocale. Poi ho detto, ah, che bello, ne facciamo una che non ha una sola corda ma ne ha sei, è così. Quindi una delle caratteristiche, ti ho già detto che ripeto, è un genere fisso che si è decodificato a tanti modi di essere, però diciamo che quello di per prendere uno, l'80% di quello che noi ascolteremo qua è fatto il pavimento dalle mie 12 mattonelle. E in queste 12 mattonelle si racconta una storia, come diceva prima nel testo, ti dico una cosa, te la ribadisco e quindi monto un po' di storia e poi esplodo dicendo ecco qua adesso te la dico proprio tutta. Se avete un po' di teoria musicale, l'inizio del giro, l'inizio della mia mattonella è dove ce l'ha e quello che chiamano il turnaround, cioè si ritorna a casa, si... Se è chiaro per tutti questa qua del turnaround e 12 battute, posso anche fare a meno di fare un esempio per non annoiarvi. Vai. Ora però fare una cosa in qui e proprio lì. Racconto sto cosa qua, sicuramente se vuole anche lei non importa. Ecco che inizia la There's a red house of a yonder. That's where my baby stay. E questa è la. E ti ripeto. That's a red house of a yonder. That's where my baby stay. La storia che stavo raccontando, i bluesmen e gli altri ci mettono dentro anche delle cose, come si dico, oh Vincenzo, ma rovisna sceta, gemma, bella fesse, e tu ah. E poi ti dico, ma Vincenzo, ma una sceta bella fesse, ma via, ponte delle scarpe addosso, ho aggiunto un piccolo dettaglio, ecco perché l'ho chiamato a uno, le due parole sono identiche, però più delle volte uno ci mette anche, dove si trova uno, le tre cose sono grandi, le tre cose ben steso, dico, porta il sole di vino, la sete. Un po' in sotto le righe e poi avanti. L'esplosione finale quindi non ha un ritornello, una strofa, sì, c'ha l'intro, c'ha, però è diciamo una cosa che monta e monta come? Giro dopo giro, dalla 1 alla B, continua sempre a montarsi sempre di più, fino ad arrivare alla frase finale che è quella che dice il motivo per cui ti ho detto questa cosa. Questa è una delle caratteristiche del blues, e la chitarra dove sta? Perché a mio modo di vedere la chitarra fa questo. Siccome loro si incantavano a queste cose più o meno in questa forma anche prima della chitarra, quando poi è nata la chitarra imitava questa cosa. Quindi se voi ascoltate, magari facciamo degli esempi, anche il primo pezzo che ho cominciato a suonare, io nel suonare cercavo di raccontare queste tre cose. Una prima parte, non so, eravamo in sol, no? Dov'è qua la nota? E sarebbe la mia
faccia la V, la rifaccio. Non so se a voi ha fatto click, io quando ho visto questa cosa, ho sentito con l'orecchio questa cosa, ho detto ecco com'è la storia, no? E anche questo che rende un po', siccome si parla in questo incontro qua della chitarra elettrica del blues, questo approccio di suonare la chitarra la si può usare poi in tutti i generi musicali che ci sono, però dici la sta suonando, suona la bluesy, falla un po' blueseggiante, perché allora quindi si cerca di fare contributo. Ma passiamo con la traduzione, scusate ragazzi. Scusate. Cosa stavo dicendo? Ok. Esatto, quindi si può, se uno suona la chitarra in questo modo, anche in altri contesti, viene fuori e dice sta suonando il blues. Ok. Perché la chitarra ha avuto un ruolo così importante nel blues che una grandissima fetta di blues sembra quasi il blues per chitarristi? Perché, questo in tutti gli strumenti, ma nella chitarra è quella che ha più, tutti gli strumenti a dire il vero, però nella chitarra elettrica, nello strumento cordofono, dove tocchi le corde che proprio fanno la nota, hai sotto controllo proprio lo strumento, ogni più... anche in maniera onomatopeica, insomma si riesce di più imitare la voce, la più qualità vocale, e siccome quindi dalla mia chiave di lettura tutto è iniziato con la voce, cantando questa storia, la chitarra è talmente ricca di piccole cose che puoi fare, ma come tutti gli strumenti, però qua la chitarra ancora di più si sentono ogni piccolo cambiamento, come tocco la chitarra, come mi approccio allo strumento, riesco più a avvicinarmi alla voce. Infatti ho cominciato un brano con lo slide perché così mi sono immaginato che i primi, ho visto delle interviste di tanti miei eroi musicali, che tutti sono partiti a suonare con quel diddley bow di sopra. E lo slide viene da sé per chi, tutti conoscono la chitarra come è fatta, come suona? Sì. Sì, no? Il principio che sta sotto. Ecco, praticamente lo slide non è nient'altro che un tasto mobile e quindi va a fare tutte le infinite note che ci sono su una corda. Sono pagato di quello. E si avvicina di più alla voce. Si avvicina di più alla voce. Adesso vorrei fare, se avete voglia di ascoltare un brano, vi faccio sentire un brano di Muddy Waters dove non segue
la forma canzone che vi dicevo di A1, quindi una piccola variazione, la B, ma però vedete che la chitarra fa praticamente il testo, ok? C'è bisogno degli appunti, non vuole essere una cosa enciclopedica, però se voi andate su Wikipedia e vedete c'è tutto quello che vi dico io, però insomma è... Allora niente, praticamente Muddy Waters, che è uno che è nato all'inizio del Novecento, quindi lui ha visto vicino a sé in Mississippi, giravano all'epoca Robert Johnson, Charlie Patton e Sonhouse, e ci suonava assieme proprio, anzi lui era proprio... era amico di Sonhouse e di Robert Johnson, sono dei chitarristi che suonavano in acustico, quindi la chitarra elettrica, e facevano tutto quello che negli anni 40, quando quindi lui era già adulto, è venuto giù un ceffo, una nota di colore, non lo dico per gli altri che mi è piaciuto, questo Alan Lomax, che era uno studioso, di un antropologo del più grande istituto degli Stati Uniti, Library of Congress, che gli ha detto vai in giro a vedere cosa c'è in giro di folk, i musicisti nostri, è andato là e registrava i vari, ha conosciuto Muddy Waters e dai suonami, si è messo lì a registrare, e lui si è messo lì, ha suonato questa canzone, poi Lomax, grazie, è stato molto gentile, ha fatto due interviste, parlici un po', ma cosa fai, cosa non fai, così. Dopo lui, con sto disco in mano, andava al bar nel jukebox a metterlo e diceva caspita, ma io, ma è una figata, ma io ce la faccio, figa, ma dice, basta che faccio quello che faccio, ma io non lo faccio, e va a Chicago, e infatti lì a Chicago, con l'elettricità, Muddy Waters è quello che ha stereotipato la forma blues elettrico che più è in giro. Vabbè, comunque questo è uno delle sue prime registrazioni. Allora, due chi? Allora, prego Mario Bianchi. Thank you.
vogliamo chiamare con le lettere come è composta la canzone, sarebbe un A e B, ma è sempre quello. Come avete visto è una cosa monolitica, come parte finisce, non c'è un intro, parte già così, non c'è una fine, finisce come l'intro, è proprio una cosa come prende, va. Sui libri di musica si potrebbe dire che il blues è un genere modale, nel senso che non si rifà al nostro modo di sentire la musica occidentale, pianoforte, temperato, e se volete scendiamo più anche nel dettaglio. È una musica monolitica che va, che prende. E quindi le variazioni che si fanno non sono il cambio di tonalità, una cosa che c'è, il bridge, l'altro, sono quanta più intensità e densità c'è nel brano. Come avete visto qua, man mano che la canzone arrivava verso la fine, il contrabbasso si faceva più fitto, la voce si faceva più roca, insomma è tipo la panna che monta. Quindi voi pensate a stato liquido, pian piano si monta. Un'altra caratteristica del blues, come vi dicevo, come questo, è il fatto di essere monolitico. Sono queste cose ipnotiche, trance che vanno, che sono tipiche del blues elettrico. Ora ho qua un esempio di Howling Wolf. Anche qua, se volete, mi sono preso due appunti giusto per dirvi. Poi ecco, se preferite, non aveva l'intenzione di essere una clinica sullo strumento, ma se qualcuno di voi, premesso che non sono il guru della chitarra elettrica blues, però qualcuno di voi vuole sapere nel dettaglio le note, scale o quello che lui ha voglia di chiedermi, molto volentieri si può fare botta e risposta, eh? Anche Howling Wolf è nato come Muddy Waters nei primi anni del 1900, nel 1910, e lui impara a suonare la chitarra proprio da Charlie Patton, che era considerato uno dei padri del blues acustico e quindi del blues in quanto tale. E quindi quello che ha nelle orecchie è le sue, è proprio l'anello più vicino al blues che viene chiamato sui libri rurale. Come dice Jimi Hendrix, chissà se avevano le chitarre elettriche nei campi di cotone cosa facevano. E con Howling Wolf ci si può immaginare. Questo brano che vi faccio sentire è un brano come parte va. Adesso arrivo, eh. Il modo di accompagnare il cantato è che la chitarra è sempre mossa, non è che accompagna con degli accordi pieni. No,
sono tutti delle micro frasi che insieme, se le metti in fila, vedi che sta facendo un accordo, però è tutto un... E se sentite l'accompagnamento, è tutto fatto da frasi. Sono tutti dei cantanti, come direbbe l'amico Nicola, pazzeschi, tutti dei cantanti pazzeschi che cantano proprio davvero, cantano veramente molto bene e quindi cantando bene cantano con la chitarra. B.B. King, di chi poi ascolteremo qualche cosa, diceva che proprio è testuale, una citazione, fa: io canto, poi quando finisco di cantare con la voce canto con la chitarra. Perché infatti, se voi sentite, non fa altro che usare quello che ho detto prima, la A, la B, la A, 1, B, non fa altro che farlo con la chitarra. E pian piano metti sempre più commenti, più sottotesti. Come dicevo, sai, ho avuto una ragazza che era una bella festa, ne mette sempre di più, fino a che diventano tutti pari. Forse sono troppo, non mi sto spiegando bene forse, perché magari c'ho... avrei dovuto darvi la stessa cosa che ho preso io prima. Vabbè, una battuta questa. Intendo dire che c'è la frase «There's a way down over yonder, whatever may be mistakes». E sotto, alla fine di quella frase, sono i piccoli commentini. Più i commentini si infiattiscono, più diventano parte stesso loro del testo. Il testo che per noi adesso è l'assolo. Quindi se voi fate caso, tutti i chitarristi che ascolteremo partono con l'assolo pian piano e poi pian piano sommano sempre più commenti a ciò che già stavo dicendo prima in quella forma. Quindi il modo di accompagnare di questo, un altro esempio, per esempio, facciamo, non so, vabbè, già che abbiamo parlato di B.B. King, ok. Allora dai, le dico in ordine sparso, mi ero fatto una scaletta mentale, ma va bene anche così. Se vogliamo fare due grandi differenze di quello che ascolteremo qua stasera, uno è il Chicago Blues, questi qua che, come Muddy Waters, come Howlin' Wolf dal Mississippi, vanno a Chicago, grande città, più posti da lavorare, amplificazione elettrica e si mettono a suonare. Chicago, anche Detroit, insomma, nel nord. Altri invece, dove sono andati? Sono andati in California, è quello che viene chiamato il West Coast Blues, il blues della costa occidentale in California, ed è caratterizzato, uno, perché quasi sempre, sempre quasi spesso ci sono i fiati, quindi ci sono strumenti che anche per imparare il sassofono si può imparare tutto come si vuole, però assolutamente il sassofonista è sempre più preparato musicalmente del chitarrista, perché c'ha una forma, un percorso più classico, insomma. Quindi il chitarrista della West Coast è influenzato da queste sonorità più jazz, chiamiamole, più swing, gli accordi cambiano un po' leggermente, e il papà di questo filone, che è stato quello come Howlin' Wolf, è, adesso mi viene, ce l'ho sotto la lingua, Timo Walker. Timo Walker è uno,
insomma tutti ascoltavano T.B. Walker, un bambino che ascoltava T.B. Walker era B.B. King, infatti il primo B.B. King suonava così. A voce era questo qui? Perché? Cosa è successo? C'è il volume più abbassato. Sì. Si sposta un po' di più dal fatto che la chitarra imita il cantato, la voce, ma sempre state attenzione, sta facendo la stessa cosa ma in progressione più fitta l'un l'altro. Questo B.B. King era influenzato da questo T.B. Walker, che era visto all'epoca come, per i chitarristi rock anni 80 o 70, come Jimi Hendrix, quello che no, madonna, ha cambiato completamente tutto. Allora, già che abbiamo fatto, ve lo faccio sentire. E così sentite da dove B.B. King e anche altri che vi farò sentire hanno proprio preso da lui. E adesso andiamo diciamo questo pezzo è il suo più famoso. They call it stormy Monday, but Tuesday's just a day. Thank you.
Però le due più grandi sono i chitarristi del cosiddetto suono di Chicago e i chitarristi del West Coast. West Coast hanno sempre l'uso dei fiati, sono sempre circondati da musicisti comunque più preparati in senso puramente scolastico, comunque con più nozioni e colore, che suonavano anche generi diversi, insomma, più jazz se vogliamo, con più influenze. Mentre quelli di Chicago erano più tagliati giù, come direbbe Piero Angela, colpo detto. Piero Angela. Ok. Tutti ascoltavano Tim Walker, perché era quello di tutti questi chitarristi che ho scelto, che sono tutti contemporanei, tutti che venivano dal sud, tutti avevano più o meno gli stessi ascolti, dicevano, e tutti, poi ognuno di loro pian piano si è differenziato e ha fatto le sue cose. Un altro elemento della chitarra elettrica in quanto tale è che ogni chitarrista ha il suo modo di suonare che è riconoscibile. Si riconosce perché il suono è il suo suono, il modo di suonare è, detto in parole povere, più o meno sempre quello. Ma questo non è un male, un genere fatto così, c'ha queste cose, ma con la bufala, con la mozzarella di bufala. Facciamo la bufala, lo faccio, a me piace. Lui cos'è che ha di particolare? Non so. Non so come lui si... Quando sei con l'amorosa, ti faccio vedere questo documentario.
volontario delle farfalle, allora sei più, è uguale, stessa cosa. O come quando mangi l'autogrill il panino e poi vai a mangiare il panino davanti al prosciutto col pepe attorno, e c'è più parafiliaco, no? Vabbè. Allora quello che ho cercato di fare è che lui ha questa cellula qua, che è sto roba. E ci sono dei musicisti, dei chitarristi, posso parlare in maniera, se vi interessa, proprio... Certo. Sì? Sì, no, perché è divulgativo la Piero Angela, no? Dico delle ovvietà e delle cose semplici, però, insomma, che è praticamente niente, è l'accordo Sol, in questo caso, maggiore, suonato in maniera blues, cioè una caratteristica della chitarra elettrica, pian piano nel blues, è che ogni nota non è mai ferma, non è mai... Ecco, non c'è niente, devo farla ferma. Invece alcuni generi o alcuni stili devono essere fermi, no? Non so... Devono proprio essere staccati proprio perché è la sua natura. Invece siccome la voce non è mai ferma, non è mai monotono, non è mai... Anche loro suonavano sempre in questo modo, quindi c'è, tutti conoscono, tirare le corde, il bending. Più tiri la corda, più la nota sale, l'ovvietà. Oppure, se rilasci la corda, la nota scende. È come se in un momento mandi i tasti della chitarra in pensione. E lui non fa altro che fare questo accordo sillabandolo in bending. Ho fatto un re, un sol e il si arriva. E questa cellula qua è quella che ha creato, come un piccolo fiocco di neve all'inizio di un dirupo, una valanga in fondo. E infatti questo è proprio un compensario di fraseggio a Timon Walker, infatti anche B.B. King prima, se sentivate, faceva tutte... Sono le stesse note con la nota vicina, la nota dopo, se volete andare più nel dettaglio. Chuck Berry, che è un altro che sentiremo ora, ha preso questa cosa e l'ha messo in turbo e ha fatto della sua... caratteristica, i suoi riff, i suoi assoli, i suoi intro memorabili sono proprio fatti grazie a Timon Walker, perché anche lui era un grande che Chuck Berry era un grande fan di Timon Walker, come tanti di quell'epoca, e infatti ha messo quello. Quindi una caratteristica che è che le note per riprodurre la voce non sono mai ferme, ma sono sempre prese con il tirato o con il vibrato, e il vibrato è ho avuto modo di conoscere un mio eroe musicale che mi piace molto e si chiama Luis Anaret, è deceduto 2 anni fa mi sembra, e così parlando, una persona molto affabile, molto simpatica, la primissima cosa che mi ha chiesto, ero un ragazzino, suoni anche tu la chitarra? Sì. Prima cosa che mi ha chiesto è in americano: Show me my brano! E io... Cosa? Mi ha chiesto, fammi vedere il tuo vibrato! Ma non perché era curioso un casino di vedere, di conoscere i vari vibrati. Io gli ho fatto vedere il mio vibrato. E lì mi ha fatto sentire davanti i vari tipi di vibrato. Uno dice, sì, è un vibrato. Però se uno sta andando a vedere con le lenti di ingrandimento, come un pochino stiamo facendo voi stasera, sto cosa, il vibrato è la cosa che più caratterizza il chitarrista elettrico nel blues, perché è la sua impronta, è il suo suono, la sua cosa. Ed è lì che ho detto, ma pensate, come una cosa che davo per scontato, Luis Anaret, che aveva quasi 70 anni, mi diceva, ma il vibrato, perché appunto sono le loro cose. Me l'ha fatti vedere una carrellata almeno 10-12, ognuno diverso, e ognuno ha spiegato bene, come non so, B.B. King fa il vibrato dove non appoggia mai il pollice, io non lo sapevo, poi aveva ragione, caspita, non so, deve fare, sposta, tira, io, B.B. King, c'era sempre
suonato che sentiremo, diceva, no, lui Albert Collins non pensa di vibrare la nota. Lui scuote tutto il manico. Scuote tutto il manico sempre. C'è differenza? Io dicevo, ma non ho capito perché differenza. Invece più ho ascoltato e ho visto. È una banalità, però dal momento che i chitarristi blues e la chitarra elettrica hanno fatto di questo la cosa principale, così mi era apparso anche spesso, la Rema ha fatto un pomeriggio intero sui vibrati, cioè la Madonna. Quindi anche qua le note non sono mai prese ferme e ognuno ha il proprio vibrato, ognuno ha il proprio modo di suonare. Quindi Chuck Berry, però, diciamo. Allora, vi ho portato una cosa che a me è piaciuta molto, perché quando andremo via, poi stasera avremo nell'orecchia sempre più o meno la stessa cosa, come solito, noi, fanno, vedo tanti artisti. Perché stiamo mangiando una cena di un piatto unico. Stasera facciamo tutta cinghialata, dall'inizio alla fine cinghialata. Pompau dice che noia, ed è giusto che sia così. Però per dirvi di come le cose sembrano uguali ma non lo sono, vi faccio sentire sto così da qua. Adesso arrivo, Ecco, questa è una, sapete, adesso fanno i dischi con gli extra, le cut. Questa è Chuck Berry in studio, amante di giusto due note geografiche. Lui è nato un po' dopo gli altri, è nato nel 1926 e è stato folgorato vedendo tipo Walker, quello che abbiamo sentito prima. E niente, allora sul suggerimento di Muddy Waters, che dice, guarda, tu devi andare a Chicago perché a me è venuto l'Omax, ma di Valasco dove suonava, va a te, che cade che denaro. E lui è andato infatti da lì e tutto il resto è storico. Sounded be good, take two. Allora, praticamente, no? Stavo facendo Johnny B. Goode. And a solo, he was making a roll over Beethoven. Stay away from that one. Johnny B. Goode, take three! E finalmente fa la parte giusta. Cioè, stavo suonando, uno dice, Chuck Berry li fa tutti uguali. Da lontano, sì. Ho detto, fermati, dice al pianista. Dice, ma tu stai facendo un roll over Beethoven, che è un'altra canzone. No, questa è Johnny B. Goode. No, ma io non fare quella roba lì che è di Robert Beethoven, questa è di Johnny B. Goode. È stato anche uno dei primi a fare la sovra incisione, perché prima ha suonato questa roba qua senza chitarra, quella che tutti conosciamo, e poi ha fatto il riff, l'intro e la sovra. E come sentite è tutta... È quello di prima, è l'accordo. È l'accordo, sta solo facendo l'accordo, però suonato con il vibrato, con il bending, è l'accordo. Allora ve lo faccio, avete voglia di sentire già l'inizio? Quindi se vi farò sentire altri del filone West, che ha preso, perché ho scelto Chuck Berry, perché è un icono della chitarra, è un icono della chitarra elettrica e è comunque blues. Mi ricordo questa voce, Chuck Berry. Vabbè. Appunto, che ha preso questo, gli ha messo il turbo e l'ha fatto. Una
già che apro una piccola parentesi, una caratteristica spiccata di Chuck Berry è che lui tutti i suoi testi, se ci fate caso, gran parte, 90%, non formano, non rispettano quella forma canzone A, A e D nel testo, ma sono quelli che vengono chiamati i suoi libri Talking Blues, i blues che raccontano, che parlano, che dicono qualcosa. E infatti tutte le sue canzoni, i suoi testi, se voi sentite, sono proprio narrativi, raccontano delle storie, senza curarsi della rima, senza curarsi della cosa. Sicuro solo della metrica, ma neanche tanto, perché se devo stare nel tempo lo restringe nel dire. È una sua tipica caratteristica. E chitarristicamente parlando, lui è quello che ha fatto della figura che adesso vi farò vedere, che è lo shuffle, che poi accelerato può diventare anche rock and roll di questa stronzata. Ok, grazie Walter. Grazie. Ho fatto bene a pagare il film. Ecco, diciamo. Che questa figura qua che l'ha sempre usata, come vi dicevo prima dell'accompagnamento nel fare, che non accompagnano mai in maniera con degli accordi, ma sono sempre porzioni di quegli accordi, la sua figura ritmica base è questa. Perché molti chitarristi sono qua e la sapete tutti, quindi se volete non la dico, se no la dico lo stesso. Della chitarra elettrica, che è una delle caratteristiche che deve essere percussiva la chitarra, deve essere un supporto alla storia che sta raccontando del testo e deve fare già lei la batteria. E ha già la percussione. E questo tempo viene chiamato, volendo, anche shuffle. Uno dei suoi significati in italiano è di trascinato, ok? Ci sono tante spiegazioni più o meno romantiche di come ve ne dico un paio. Uno è che questi qua si spostavano sui treni senza pagare il biglietto e stavano sui treni e per come sono fatte le rotaie tra una giuntura e l'altra si fa un tempo, no? Che rassomiglia a quello, no? Giusto, guarda. Esattamente, esatto.
E allora ci suonavano sopra. Ok. Una è questa. Un'altra è che quando era più romantica, lei era la più alla serie alla radici, quando erano incatenati, ma si sa, negro una bestia. è una citazione del nostro amico. Quando erano incatenati nelle prigioni li incatenavano ai piedi. E poi uno era incatenato all'altro e li facevano correre. Cosa avete visto ancora per te? Uno sopra l'altro. Quindi mondiale. Sì, sì. In fila, non avete mai visto, sembra un pazzo, no? Uno in fila all'altro e li facevano correre e correvano. E allora dovevano cantare su questo tempo e quindi cantavano nel benvenuto su quella cosa lì. Ha senso? Lo sapevate già, avete già sentito la roba. Quindi per esempio facciamo una roba tipo... di chitarristi, se volete, su o no, sì. No, anche ci sono state, poi come quella famosa palla di neve all'inizio è diventata una valanga su questo. Ci hanno fatto tutto, le canzoni, i dischi, tutto quanto, cambiando sempre modo di interpretare. Un modo è questo. Guardiamo, sono in là, sì. Praticamente è questo. Ci sono queste note che cambiano. Stiamo vedendo pure questa. Quindi le note che cambiano sono... ditemi se ho un taglio poco didattico o troppo didattico, lo faccio per tutti. Tutti parlano un po' di musica? Va bene, nessuno risponde, io lo dico poi il gruppo. Allora mi ha detto, va bene, allora, ma se dovessimo armonizzare queste note cosa succede? Armonizzare vuol dire, tu nota, se fossi in un accordo, questo accordo cosa sarebbe? Che accordo sarebbe? E quindi tu che ruolo hai nell'accordo? Allora va bene, la prima nota, siamo là,
di Mi e del La. Questa nota qua, che è il Fa diesis, suona bene dentro l'accordo di Re. Chitarra scordata. Ora quando faccio La, passo in un Re. Non l'ho detto, però una caratteristica del blues elettrico è che il 90% di quello che voi sentite è fatto con questi tre accordi, che sono, vengono chiamati il primo, il quarto e il quinto, che vuol dire niente. Se fosse la settimana, è il primo giorno, il quarto giorno e il quinto giorno. Siamo nella settimana di lunedì, i tre giorni che uso a fare blues sono il primo che è lunedì, il quarto qual è? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e quinto venerdì. Uso solo lunedì, giovedì e venerdì. Ecco, al posto dei giorni ci sono le note, do re, mi fa, sol, la, si, primo. Quindi sono nella settimana di La. Mi sto perdendo, ma avete capito. Il La è re. Mi sto perdendo, chiedo scusa. Poco male, poco male. Quindi il primo accordo è il Re, il primo accordo è La, il quarto accordo La, Si, Do, Re, il quinto accordo La, Si, Do, Re, Mi. Quindi La e il Re ci sono già dentro, quindi questo lo metto dentro nell'accordo Re. Usato come sentite nell'accordo Sol, la nota è Sol, dico va bene, faccio l'accordo di Sol. Tra sarebbe e diciamo che storia è una cosa simmetrica, perché tra La e Re ci sono quattro buchi, La, Si, Do, Re. E tra Re e Sol ci sono quattro buchi. Ah, che figata, Re, Mi, Fa, Sol. Ah, allora, va bene. Molte canzoni sono fatte così. Un altro più dolce invece è questo Sol. Questo Sol invece viene messo dentro a Mi minore. Quindi i tre accordi che starebbero dentro a queste tre note. Prima nota con il La, l'altra nota con il Re e l'altra nota con il Mi minore. E quindi è più romantico, è più dolce, è più usato nel West Coast per parlare di prima. E quindi è una cosa tipo questa. Assomigliare di più alla voce, che è quello che l'ha fatto, è quella che ti permette di avere più suoni senza toccare niente, e tutti gli strumenti, un bravo pianista, tutti, però operando la chitarra, nella chitarra può usare questo. Vi faccio sentire un altro, vi faccio sentire Albert King. Allora, Albert King, ad esempio, allora Albert King era mancino, come vedete, suonava con le corde
a rovescio, come se io prendo la chitarra e la giro di qua, quindi ho il cartino in alto. Esattamente, esatto. E siccome secondo me, ma è una cosa che dico, il suono, il timbro è figlio del gesto, ogni gesto corrisponde a un suono. Siccome quel suono lì ha le corde sopra, tiri in quel modo, insomma ha un suono, un timbro particolare, appunto dato anche perché lo strumento è fatto proprio così, in quel modo. Ogni chitarrista, come diceva prima Luigi Anaret, ha un suo modo di fare il vibrato, ha un suo gesto, e tutte queste cose contribuiscono a creare una individualità dello strumento. Ora faccio sentire questo pezzo. Due. Faccio sentire questo brano che piaceva molto al nostro amico Charlie. Questo che ha detto, facciamo un bel rumba blues. E la sua caratteristica è che i suoi assoli, le note sono sempre quelle, le note sono sempre quelle, anche degli altri musicisti sono sempre quelle, cioè la pizza margherita è fatta con quei tre ingredienti e tutti i pizzaioli la fanno diversa e però ognuno ha il suo sapore. Così uguale, le note sono sempre quelle, ma come le fa lui? Lui è un po' il maestro di quello che facevo vedere prima del bending, del...